Quindi alla base, diciamo, ma questo Salvatore Riina non lo sa, questo Salvatore Riina lo sa dopo che è morto Stefano Bontà. Ah, ecco, sì, sì, non sì. Lo sa in quell'epoca, trova la causale e può spiegare a tutti perché ha ucciso Stefano Bontà, quando il signor Riccobono, recandosi da Michele Greco, le dice di aver ricevuto una confessione da parte di un membro della famiglia di Stefano Bontà che sarebbe stato ucciso se Riina non avesse ucciso Stefano Bontate. Stefano Bontate e già era pronto per uccidere lui. E Bontate, cantò trionfo. Stefano Bontate di questo argomento ha parlato direttamente con lei. Esatto. Si è confidato. Si è confidato. Le ha detto anche come avrebbe voluto lui. No, lui lo avrebbe voluto fare a qualunque costo, anche a costo della vita. Sì, avrebbe voluto fare a costo della vita, e le disse anche dove meditava di effettuare questo suo proposito. In una riunione di commissione. Nella riunione della commissione, questo lei ha detto all'istruttorio. E questa persona che poi ha fatto questa confidenza, si ricorda chi era? Questa confidenza, voglio essere chiaro, la confidenza al Riina e insomma ai Corleonesi del proposito, anche cioè, io. Quella persona che andò da Riccobono, Emanuele D'Agostino. Che fine ha fatto questo Emanuele D'Agostino? Non c'è più. Non c'è più perché? Perché Riccobono l'ha strangolato per ordine di Michele Greco. L'attrito tra i Corleonesi e Stefano Bontate, lungi dall'essere consistere soltanto in quello che abbiamo detto, naturalmente c'è un proposito sempre dalle sue dichiarazioni, che io sto cercando di ricordare, muoveva anche da un conflitto interno nella famiglia del Bontate stesso. Sì, si trattava del fratello, cioè il fratello voleva sostituire il fratello Stefano al comando della famiglia di Bontate. Quindi c'era una rivalità fra i due fratelli. E quindi motivi di dissapori fra i due fratelli. Fra i due fratelli, ma chi se ne avvantaggiavano erano gli avversari di Stefano Perché? Bontate. Perché i fratelli erano Stefano e Giovanni Bontate, no? Giovanni Bontate. Perché il Giovanni Bontate, insomma, andava all'esterno della famiglia questo contrasto che c'era tra i fratelli. Sì, e specialmente con Michele Greco. Ah, ecco. Quindi il Giovanni Bontate si lamentava. Si lamentava, addirittura arrivò a dire al fratello: dai le dimissioni, facciamo le nuove elezioni per la capo famiglia. Perché abbiamo detto che la commissione è di origine elettiva nella sua composizione. Sì. Come capofamiglia, no, il capofamiglia è elettivo. Il e capofamiglia poi la è eletto. Sì. È il capofamiglia che è elettivo. E anche i consiglieri. Non è eletto il sottocapo. Cioè si fa una regolare votazione regolare tra i membri votazione. Della famiglia. Sì. Vengono convocati e si fa una regolare votazione. Va bene, allora, dopo lo sbandamento che subì Cosa Nostra nel 1963 a seguito del fatto di Ciaculli, della strage di Ciaculli, per favore, avvocato Restivo, sì, no, scusi lei, ma insomma dobbiamo. E dopo questo sbandamento subito da Cosa Nostra, la struttura, diciamo, questa commissione, come fu retta Cosa Nostra? Ci fu un organo particolare? Rimase così come era composta. Ma la commissione come era composta prima? Lei ha detto che ci fu uno sbandamento e ci fu un, le ricordo, lei ha detto un'istruttoria, che ci fu una innovazione in questa commissione. Dalla prima? Sì. Ah sì? Sì. Nella prima commissione, per esempio, c'era che il rappresentante non poteva essere capomandamento. Sì, no, io dicevo, dopo il 1963, dopo la strage di Ciaculli del
E la commissione fu retta da un triumvirato. Ah, sì, sì. Allora passiamo al 1970. Sì. All'inizio, dopo, io dicevo, dopo quella interruzione, sì, ci fu un momento di sbandamento. E poi si cominciarono pian piano, verso il 1970, sì, proprio si ricominciò a riprendere. E fu strutturata da Stefano Bontade, Gaetano Badalamente e Salvatore Rin. Sì. E allora intervenne poi successivamente qualche evento particolare che determinò una sostanziale modifica di fatto, non di diritto, di questa commissione? No, quando nel 1963 avvenne tutto quello sbandamento, lo sbandamento avvenne anche per le famiglie, fra sì, persone latitante e persone in carcere, si smembrarono le famiglie. Quando nel 1970 si cercò di riorganizzare le famiglie, si fece questo triumvirato. Si fece questo triumvirato. Che poi provvederono a rifare le famiglie, anche la mia per esempio, a ricostituire e da lì partire per creare nuovamente la commissione. Sì, ma qualche evento personale colpì qualcuno della commissione? Voglio dire, il Bontade, il Badalamenti o lo stesso Rina furono colpiti da qualche situazione di carattere personale, di carcerazione? Può darsi che intende dire carcerazione. Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade. Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti furono messi in carcere per il processo dei 114. E allora sostanzialmente, io infatti le dicevo, di diritto, se possiamo usare questa terminologia, in questo caso la struttura era sempre tripartita, perché c'era Bontade, Badalamenti, esatto, e Rina. Esatto. Però dato che i due erano in carcere, è rimasto solo il Rina. È rimasto solo il Rina, il quale ebbe in un certo punto di essere solo a poter leggere tutto, a governare questa associazione. Ora, a questo ci dà modo di ricordarci di alcune cose che lei ha detto per quanto riguarda la posizione dell'aderenza a Cosa Nostra. Innanzitutto io le chiedo, l'aderente a Cosa Nostra una volta che inizia, viene iniziato, con una cerimonia di cui possiamo parlare, se lei si ricorda? Il giuramento. Il giuramento. Sì. Questo giuramento come viene fatto? Ho letto nel giornale che un avvocato presente qua in aula una volta per una sciocchezza giovanile si è iscritto nella massoneria e ha riso tanto per il giuramento. È un facchissimile, il nostro giuramento, perché si deve pungere con un ago dito, si deve passare il sangue in una santina, in un'immagine sacra, bruciarla, passarla nelle mani fino al completo bruciatura dell'immagine e pronunciare parole che non ricordo più, ma che più o meno dicono: le mie carni bruceranno come questa immagine se io tradirò la Cosa Nostra. Sì, i principi di questa Cosa Nostra. E la persona che quindi questo si assume questa qualità di uomo d'onore. Di uomo d'onore. E quando si perde? Si conserva per tutta la vita? O con la morte o per temporanea sospensione. Temporanee sospensioni che possono essere date come una specie di punizione disciplinare. Punizione, esatto. O nel caso come Gaetano Badalamenti, per dare libertà a chi vuole ucciderlo subito. Perché una volta che non si ha la tutela della famiglia, a protezione di ogni persona, chiunque può ucciderlo. E questo è stato fatto anche nei confronti di Badalamenti. Sì. In particolare lei ha subito una di queste punizioni. Diciamo, è stato posato, sì, o punizione, come sì, vogliamo chiamare. Posato. Sì. Il termine mafiologico è posato, e quindi diciamo posato. Sì. È stato posato per quali ragioni e come avvenne questo? Perché facevo contrabbando di sigarette. Soltanto per questo? È il mio
capo non suggeriva, non vedeva bene che io facessi il contrabbando delle sigarette. E per disavventure coniugali. E per disavventure coniugali. Il microfono non è abbastanza... Io penso... Dunque, la cabina di registrazione, curi per favore che, se è possibile, di regolare il microfono in modo che si avverta, che si senta per tutta l'aula. Quindi sostanzialmente anche per disavventure di carattere erotico, diciamo, se lei... Erotico. Cioè, sì. Amoroso, sentimentale. Amoroso, In quanto lei ci racconti la sua situazione personale. In sostanza ha avuto più di una donna, per dire in termini, diciamo... Sì. Cioè, prima una moglie, dopo che si era sposato, la moglie, la prima moglie come si chiamava? Come si chiama? Cavallaro Melchiorra. Cavallaro Melchiorra, A Cavallaro Melchiorra, poi, pur essendo sposato, lei ha intrattenuto rapporti con altre donne. Sì. E ha sposato una seconda volta? Sì. Ci dica. Ho sposato in carcere nel 1975. Sì. Una donna non italiana. E ho due figlie con questa donna. Sì. Come si chiama questa donna? Maria Cristina Guimarães. Guimarães, che sarebbe la figlia di Homero Almeida Guimarães. Come? Homero Almeida de Guimarães. Homero, sì, Almeida Guimarães. E questa, il padre di questa sua seconda moglie, che attività svolge in Brasile? Avvocato. E si occupa particolarmente? Di infortuni sul lavoro. Di cause di lavoro. Cause di lavoro. Quindi lei sarebbe stato posato per questa, per il contrabbando di sigarette, che sarebbe stato ritenuto non consono alla dignità di un uomo d'onore? Sì. Perché il contrabbando di sigarette abbranciava persone che non avevano la mentalità mafiosa. Ah. Si parlava molto di... Ma lei non ha detto qualche cosa in merito a questo, all'attività economica, l'attività economica dei singoli veniva seguita dalla commissione oppure era del tutto distaccata? Ma quando parliamo di queste cose ancora la commissione non c'era, nella prima, nella seconda, nella terza, non esisteva commissione. Quando lei è stato posato? Esatto. Perché questo quando sarebbe avvenuto? Negli anni 58, 59, 57, giù di lì. Ma lei ha detto anche che quando un uomo d'onore, per usare questa terminologia, viene posato dalla famiglia, vi possono essere due reazioni da parte degli altri uomini d'onore. E cioè, o si ignora totalmente questo fatto, oppure si applica nei suoi confronti un allontanamento, insomma, non si hanno più rapporti con l'uomo d'onore. L'uomo d'onore che viene posato non può salutare né ricevere saluti delle persone appartenenti alla Cosa Nostra. Né salutare né essere salutato. Sì, ma sostanzialmente invece nei suoi confronti questa norma è stata applicata, chiamiamola norma, questa consuetudine. No, non è stata approvata perché io, specialmente per la seconda volta, io non avevo la certezza, né gli altri mi facevano intendere che io fosse stato posato. Da chi ebbe la notizia che era stato posato? L'ho avuto da Gaetano Badalamente. Da Gaetano Badalamente, che gliela diede dove? In carcere. In carcere, sì. Io cercai... per i canali che ci sono in carcere, che sono molti canali in carcere, di avere notizie. Se mi fu risposto no, quello che dice Gaetano Badalamente non è vero. Me lo ridisse ancora una volta nel 1980, calò, quando ci incontrammo, che quello che aveva detto Badalamente non era vero. Perché il Gaetano Badalamente era una persona che tendeva a dire tragedie, a dire falsità. Era un tragediatore. Esatto.
Era un tragediatore. Cioè, sostanzialmente, che si intende? Uno che inventa le cose? Uno che inventa le cose, uno che sa dire delle falsità. Questo Badalamenti la venne a trovare in Basile, in Brasile. Sì. E la venne a trovare prima ancora che lei avesse dei lutti gravi nella sua famiglia. Sì. Mi venne a trovare, credo, nell'estate dell'82. Nell'estate del 1982. Sì. Lei in quell'occasione ricorda che discorso le fece Badalamenti, sempre con attinenza alla guerra di mafia? L'argomento era solo quello. Ecco. Io quando sono uscito nel 1980 non ho incontrato Badalamenti nel breve periodo che sono stato a Palermo. Non mi interessava incontrarlo. Questo Badalamenti era, scusi se l'ho interrotto, questo Badalamenti era una persona strana, aveva un carattere particolare. Sì, il carattere particolare di Badalamenti è mettersi a capo di qualsiasi cosa. Quindi in definitiva non era un uomo molto ben visto. Questo intendo dire. Ma parliamo al presente, è ancora vivo il signor Badalamenti? Sì, dico, lo so che è vivo, ma non è in Italia. Dico, era una persona che non era in Italia, sì. Poi in America, insomma, non so, ma insomma, in Italia non era ben visto allora, fra i membri di Cosa Nostra, intendo dire. Si attirava molte antipatie. Si attirava molte antipatie perché era, diciamo, prepotente. Questo è quello che lei... Più che prepotente, era un uomo che sapeva, un cardinale Richelieu, sapeva tramare bene, tanto di perdere tutto il rispetto dal suo amato compare Luciano Ligi. Lo ha perso tutto. Ah, e allora il Badalamenti la venne a trovare. Sì. E che discorsi le fece? Mi disse che era il momento di tornare a Palermo, perché non era giusto vedere così finire Stefano Bontadi, che io dovevo aiutare la Cosa Nostra a liberarsi dei corleonesi. A chi rispose che non mi sentivo in queste condizioni, che non mi sentivo questa forza, che non desideravo mettermi nel mezzo di questa guerra, che a me non apparteneva. Non era una cosa mia. Si sentiva distaccato da questa guerra che si voleva... Io avevo detto nel 1980, quando ero andato via da Palermo, sentivo distaccato. Sì. Già era stato ucciso Inserillo, Salvatore Inserillo. Quando venne Badalamenti? Sì. Sì. Era stato già ucciso Inserillo. Sì. E Inserillo come fu ucciso? Perché lei ebbe delle confidenze su questa uccisione di Inserillo. Sembra che Inserillo sia stato accompagnato in macchina... ho accompagnato con un'altra macchina dal figlio di Giuseppe Montalto, di Salvatore Montalto, che si chiama Montalto. Giuseppe Montalto. Sì. Sì. Accompagnato a casa di questa donna, lasciato là, lui sarà sceso dopo 2 ore, 3 ore di vivere, di stare in quella casa. Quando è sceso lo hanno ammazzato. Inserillo che aveva ordinato una macchina blindata. Ma lei forse questo non l'ha detto, no. Comunque si era recato in questa via di Palermo, via Brunelleschi 50, e si è intrattenuto a lungo con questa donna. Con questa donna. Sì, da dare modo a coloro che poi... E così che sono... è il concetto di Gaetano Badalamenti. Sì. Che sembra che il figlio di Salvatore Montalto abbia avuto modo di avvisare per far uccidere al Salvatore Inserillo. Da chi è stato ucciso il Badalamenti, secondo le dichiarazioni? No, è difficile saperlo. Non lo sa. Non lo sa. Cioè non glielo disse il... No, non me lo disse. L'Inserillo volevo dire, Il Badalamenti non glielo disse. Ma poi fu ucciso anche il giovane figlio, sì, di Inserillo. E anche su questo lei ha dato... Che sembra che a questo bambino... perché era un bambino, le abbiano tolto il braccio destro dicendo non userai questo braccio per sparare a Salvatore Riina. Perché questo?
perché sembra che il bambino, se è vero, avesse detto: io quando sarò grande ammazzerò a Salvatore Rina. Quindi aveva espresso propositi di vendetta. E allora è intervenuto, chi intervenne a fare questo atto così feroce? Giuseppe Greco, inteso Scarpazzella. Inteso Scarpazzella, che avrebbe tagliato il braccio, prima di ucciderlo. Sì. Quanti anni aveva questo ragazzo? Credo che intorno ai 16 anni. Intorno ai 16 anni. Va bene, allora dicevamo che lei ha avuto queste dichiarazioni da parte del Badalamenti. Poi che cosa avvenne mentre lei si trovava in Brasile? Insieme con Badalamenti avete saputo di un omicidio di notevole risonanza internazionale che venne perpetrato a Palermo? No, Badalamenti, se... credo che... No, non ho detto no. È registrato, tutto registrato. E viene registrato tutto e avrete il verbale, lo potrete appositamente per consentire. Avete detto no. Dunque, cercherò di togliere la parola no, perché può darsi che venga interpretata male. Io dicevo no, mi riferivo al fatto che io volevo chiarire se lei intendeva dire che lui avesse saputo di un tentato omicidio fatto a Palermo. No, di un omicidio. È fallito. No, di un tentato omicidio, quello, sì, lei si riferisce a quello proprio del personaggio di cui abbiamo parlato. Di cui abbiamo parlato noi, Scarpazzella. Sì. L'omicidio eclatante del generale della Chiesa. Sì. Sì. No, lei si riferisce giustamente a quello, perché quello fu commesso un giorno prima, cioè questo tentato omicidio, secondo quello che lei ha dichiarato, nei confronti di Pino Greco, questo sì. Fu commesso un giorno prima che venisse commesso un omicidio che la riguarda, diciamo, come famiglia. Se io a me personalmente, a mio sì. genero. Suo genero. Ecco, omicidio, se ricordo bene. Sì. Mi pare proprio un giorno prima un giorno sarebbe prima. Stato fatto. Esatto. Oh. Ma io mi riferivo a un omicidio di una personalità. Il generale della Chiesa, forse sì. Sì, mi trovo in Brasile, lui non venne a riferirmelo, lui era insieme a me. Ci trovavamo in una città del nord del Brasile, assistevamo alla televisione, si è vista la televisione, un fatto così grave che era successo a Palermo, la televisione in Brasile. In Brasile, sì, certamente. In Brasile. No, dicevo, di fronte alla televisione diede questa notizia di questo triste. Vado alla mente per un'espressione di dire, questo l'hanno fatto i catanesi. E perché i catanesi? È perché loro si saranno serviti. Loro ci hanno ammazzato a Ferlito e lui è venuto a ammazzare il generale della Chiesa. Loro sarebbero? I catanesi, Nitto Santa Paola. Sì, ma servendosi di chi? Di altri o personalmente? Io credo che personalmente servendosi di altri. E non di è chi? Un omicidio che si fa da solo questo. Sì, e di chi altri particolarmente? Ma credo sempre il solito gruppo, della vari mafia. Greco, i vari... Tutti questi giovani nascenti che io la non conosco. La mafia vincente, diciamo, quella che sì. lei ha chiamato mafia vincente. Va bene, e allora sostanzialmente poi avvenne questo tentato omicidio. Questo tentato omicidio nei confronti di Scarpazzella, che sarebbe stato commesso da chi? Io non so di chi è stato commesso, ma il Badalamenti mi dice, quando lui torna in Brasile, perché lui va a Palermo, lui non resiste alla tentazione di tornare a Palermo, o perlomeno di tornare in Italia, non a Palermo. Lui mi dice che è stato tentato, viene a farmi le condoglianze perché io ho perduto il fratello, il nipote, il genero, mi fa le condoglianze e mi dice: hai visto che il tuo sacrificio non è valso a nulla, di dire preferisco perdere due figli e non continuare oltre e non far uccidere tutta la mia famiglia, perché anche a tuo genero hanno ucciso, anche a tuo fratello. E mi racconta l'episodio del tentato omicidio nei confronti di Scarpazzella. A questo punto io ci dico: ah, allora adesso capisco perché è morto mio fratello. Nessuno crederà che io non entro in questo misfatto. Tutti penseranno che se è fatto da te, l'ordine viene da me
e quindi hanno fatto l'esecuzione dei miei parenti. No, non è così. A quel punto abbiamo interrotto i rapporti e non l'ho più rivisto. Sì. Abbiamo parlato pure dell'omicidio di Gnoffo, Ignazio. Sì, che è stato ucciso in compagnia della moglie. Ma non so se la moglie è morta, non ricordo questo. Di Calderone, l'uccisione di Calderone? Di Calderone, compare di Gaetano Badalamenti, so che era il rappresentante di Catania, era Bossi, era anche, faceva parte dell'interprovinciale Calderone. Sembra che sia stato per eliminazione voluta dai corleonesi appoggiando Nitto Santa Paola. Senta, Giovanni Bontate si lamentava appunto di questi rapporti col fratello che aveva. Lei ha detto con Michele Greco, con altri pure, con altre persone. Sì, credo, ma ricordo vagamente, ma li aveva in famiglia con tante persone. No, perché lei ha parlato di un incontro che lei ebbe insieme con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti con una persona che naturalmente non riguardava soltanto questo aspetto, ma un po' tutta la situazione che si era venuta a creare nella commissione. Ho avuto un incontro con Badalamenti e Bontate no. Come ho detto io? No. Sì, Bontate e Inserillo. Oh, Bontate e Inserillo. Bontate e Inserillo, sì. Lei... E non Badalamenti. No, Badalamenti ho sbagliato io. Sì, sì. È un lapsus. Bontate, Inserillo, lei è un'altra persona. Per parlare della commissione? Sì. Forse Salamone? No, un'altra persona. Lei si è recato in autostrada. Ah, è Giuseppe Calò, a Roma. Sì. Sì. A sì. Roma, all'autostrada, sì. Volevo farli riappacificare, perché... Perché c'erano contrasti tra il Calò? Non c'erano contrasti, assolutamente non c'erano contrasti. C'erano semplicemente che Calò, quando andavano a discutere in commissione, allora non faceva cenno né a Bontate né all'Inserillo di quello che si andava a discutere. E io cercavo di farle mettere assieme per dire, quando si propone il problema nella commissione, perlomeno siete d'accordo prima di andare in commissione. Il Calò mi disse sì, si sono messi d'accordo a Roma, al raccordo onorario di Roma. Ma appena tornato a Palermo, il Calò ha fatto esattamente il contrario di quello che aveva detto a Roma. Se non ho risposto bene alla domanda è perché lei non mi ha fatto una questione fuori di Palermo. Se non avrei risposto, io non posso rispondere a memoria. Io cerco di sollecitare la sua memoria. Mi scusi, signor Presidente. No, lei può avere ragione, soltanto che io cerco di fare la domanda nel modo più lato possibile, in modo da metterla in condizione, però naturalmente io cerco di indirizzarla, perché non... Cioè, io per la prima volta vedo che un imputato deve ricordare a memoria tutto quello che ha detto in 3 mesi, fumando, dormendo, riposandosi e ritornando a parlare, e quindi con serenità. Qua non c'è serenità, l'adrenalina a me mi sale anche. Io ho bisogno di avere serenità. Non sono polemico. Mi perdoni se ho dato l'impressione di essere polemico. Sostanzialmente, se io non sono preciso, lei mi domandi la domanda, solleciti una domanda più precisa. Io la prendo da lontano. Se lei ha il ricordo già spontaneo, va bene, altrimenti nessuno la sta... Sì, mi perdoni, signor Presidente. Ora, diciamo che... stavamo parlando, quindi, altre persone che l'hanno... E poi l'11 settembre del 1982, lei seppe da una telefonata... Della morte di mio cognato Cavallaro Mariano. L'11 settembre 82 da una telefonata di sua nuora, che era successo... Ah, sì. Ho saputo che i miei figli erano usciti, i due tutte e due... Figli.
Antonio e Benedetto e Antonio. Sì. E che non erano ritornati, erano usciti il sabato, lei mi ha telefonato il lunedì e non erano tornati ancora. Le disse di cercare con gli avvocati, se chissà fossero stati fermati dalla polizia. Cercarono, non erano stati fermati. Successivamente lei ha avuto altri lutti, che lei poco fa ha ricordato, oltre alla scomparsa dei suoi figli. Poi ha avuto altri lutti in famiglia, proprio sì. Il giorno dopo, qualche giorno dopo. Della scomparsa dei miei figli? Sì, la scomparsa dei suoi figli. O qualche po' tempo prima. O tempo prima, sì. Del fratello della moglie. Del fratello di mia moglie. Sì, fratello della moglie, ma poi successivamente, qualche tempo dopo, è stato ucciso, questo è un fatto insomma storico, è stato ucciso il genero, sì, il tuo genero. Sì, io non alludevo perché Natale, già ne avevamo parlato. Sì. Sì. No, l'ho collocato io nel tempo erratamente. Lei è stato nel febbraio, mi pare, del 19... Mio genero? Sì. Il mio genero è stato, credo che... Nel dicembre? Il 24 dicembre, sì. o il 25 dicembre. La vigilia dicembre, di Natale. O la vigilia di Natale, o dopo Natale. O dopo Natale. Vabbè, insomma, o il giorno di Natale stesso, insomma, io non ricordo, sì, bene. Fu ucciso il marito di sua figlia. In presenza di mia figlia. Sì, di sua figlia Felice. Felice. Poi... contemporaneamente sono stati uccisi il giorno 26 o 27 è stato ucciso mio fratello insieme a suo figlio al figlio. E con suo genero furono uccisi anche dei parenti di suo genero, di mia moglie. Sì, furono uccisi dei parenti della mia prima moglie, della sua prima moglie. Sì. Che erano lì, che prestavano servizio, perché... No, non prestavano servizio, avevano solo salutato, erano passati per salutare. Ah, erano passati per salutare. Per salutare mia figlia e il marito. E questo avvenne nella... pizzeria, nella di proprietà pizzeria. Di mio genero, di mio figlio. Va bene. In Brasile lei si è incontrato pure con Salomone? Sì. Ci vuol dire del comportamento di questo Salomone? In riferimento a che cosa? Il comportamento... Lei ha parlato di un comportamento difficilmente spiegabile da parte del Salomone. Che cosa le venne a dire il Salomone? E poi quale fu il comportamento successivo? Il Salomone abitava in Brasile, era residente in Brasile. Sì, lo so. Parlammo molte volte dell'omicidio di Stefano Bontati, dell'omicidio di Inserillo. Salomone venne a Palermo, parlò con Michele Greco, parlò con Missione. Michele Greco le concesse di portarsi via Pietro Marchese e Giovanello Greco. Giovanello Greco, Pinè Greco. Giovanello Greco era cognato di Pietro Marchese. Credo di sì. Pietro Marchese fu ucciso a Lucerdone, a coltellare. Sì. Sì. E le dissero che... con questo allontanamento di questi tre individui sarebbe finita tutta la storia, non sarebbe successo più niente. Ritornò in Brasile, ma il Pietro Marchese fu fermato in frontiera o in Svizzera, fu estradato in Italia. Pietro Marchese e Giovanello Greco furono fermati dopo che erano in Svizzera, in e Svizzera. Poi rimandati in Italia. Furono mandati in Italia dopo avvenne l'omicidio. Il Pinè Greco rimase in Brasile, credo che un mese, o 20 giorni, o un mese e mezzo, un ricordo vago, e ritornò nuovamente in Italia. Il Giovanello non è mai arrivato in Brasile, anche perché lui fu arrestato, anche lui, Giovanello Greco. Fu arrestato anche lui. Allora, il Salomone, che cosa, questo incontro con Salomone, i discorsi con Salomone, e poi il fatto che Salomone... fece rientro in Italia, mi pare, no? Per me sembrò veramente strano, perché Salomone in Brasile non viveva con un passaporto falso, né usava un'identità falsa. Salomone in Brasile era cittadino brasiliano e aveva un passaporto brasiliano e si chiamava Salomone Antonino. E che attività svolgeva? E costruzione. Io l'ho visto, abitava in un palazzo costruito da lui. Ah, in un palazzo costruito da lui? Costruito da lui.
Sì, dico, aveva questa attività, era un'attività florida, era un'attività che gli andava bene dal punto di vista economico. Credo che ci andava bene, credo che le andava bene. E allora come mai fece rientro poi in Italia? Per me è inspiegabile. Non posso in questa corte dire tutto quello che ho saputo dopo, perché sono cose che riguardano altri processi che io ho sentito, che io ho saputo, ma io adesso ho la certezza matematica, parlo di certezza, che il Salamone Antonino si è allontanato dal Brasile per non collaborare ad uccidermi. Adesso quella adesso che era un'ipotesi. Ho questa base certa, per averlo ascoltato, per aver sentito dalla registrazione telefonica che lui si è allontanato dal Brasile per non collaborare ad uccidermi. Quindi lei l'ha maturato questa convinzione, perché prima era una ipotesi, lei ha fatto due ipotesi. Sì. In istruttoria. Ma adesso questa è maturata in questo anno e mezzo che mi sono allontanato dall'Italia. Sulla base di intercettazioni telefoniche? Telefoniche fornite da autorità inquirente che non fanno parte di questo processo. Allora, sulla base di conversazioni che si sarebbero svolte tra il Salamone e il fratello. E il fratello del Salamone. Del Salamone. Dal Brasile in Italia. In Italia. Che il Salamone si sia allontanato perché avrebbe potuto essere adibito per... Per cercare abitazione, per avere delle armi, per ospitare persone che venivano per eliminarmi in Brasile. Insomma, per favorire per eventualmente favorire. Una sua soppressione, in esatto. Qualsiasi modo. E questa sua convinzione quindi è maturata attraverso questi ulteriori elementi. Derivava cioè che lui si sia voluto allontanare, perché lui aveva qualche debito di riconoscenza nei suoi confronti, sentimento di amicizia. Eravamo molto amici. Io rispettavo molto Antonio Salamone, molto. Avevo per lui una considerazione grandissima, perché è una persona saggia, o lo era una persona saggia. Era una persona tranquilla, non si prestava a falsità. Avevo dell'ammirazione per lui. Allora lui si sarebbe accollato di ritornare in Italia, perdere la posizione, diciamo, economica che aveva raggiunto e presentarsi al soggiorno obbligato, perché lui in quell'occasione si presentò al soggiorno obbligato. Io non credo che lui perdeva la posizione economica, perché ha dei figli, dei no, giovani. Per perdere in questo senso, voglio dire, l'aveva lasciato comunque un'attività redditizia che lui aveva in Brasile. È una terra che a lui piaceva per vivere. È una terra, pur di non venir meno a un patto d'amicizia, diciamo, a un... Io così oggi so con certezza. È convinto di questo. Sì. Lei ha parlato pure di un momento storico in cui la Commissione si era decisa ad occuparsi dei sequestri di persone. Sì. Che cosa ricorda su questo argomento? La Commissione... Io ricordo da più voce che i sequestri di persone in Sicilia non se ne dovevano fare. Ecco. Si dovevano tenere, se si volevano fare, fuori dalla Sicilia. Ricordo perfettamente Gaetano Badalamenti di dirmi che Luciano Ligio addirittura per un suo riscatto aveva fatto portare la somma del denaro nel suo territorio di cinesi, e di questo se ne lamentava Gaetano Badalamenti. A proposito di Inserillo, l'Inserillo si riteneva sicuro di non essere soppresso, di non essere ucciso perché, una circostanza? Sì, perché Inserillo pensava che aveva 50 kg di eroina in consegna di Salvatore Rina e non mi uccideranno fino a quando io non avrò pagato l'eroina. E quindi si sentiva forte. Si sentiva sicuro perché sicuro non aveva che ancora... Non sarebbe successo. Badalamenti ebbe qualche provvedimento
per dir così, disciplinare da parte della famiglia? Sì, no, della famiglia, della commissione. Della commissione. È stato espulso dalla commissione e anche dalla famiglia. Quindi fu posato definitivamente? Definitivamente. Mentre, quando avvenne questo? Mi pare nel... Io credo intorno al 78. 1978. Credo. Non saprei essere certo della data. Mentre lui che carica rivestiva in seno alla... alla famiglia? Alla cosa, sì. No, era capo della commissione. Era capo della commissione. Della commissione stessa. E pur tuttavia fu posato perché tutti gli altri membri della commissione... trovarono l'argomento, perché non lo so qual è l'argomento, ma l'argomento deve essere molto ridicolo. Ma fu trovato un argomento molto banale, certamente, per espellerlo dalla commissione. Lei ha parlato dei fratelli... Dica, avvocato. Vabbè, li sospendiamo pure, 10 minuti. Beh, lasciamo... fatemi finire gli agganci che c'erano a questo discorso, dato il modo come è stato l'interrogatorio. È stato registrato, avvocato, siamo da tutti d'accordo, eravamo d'accordo che si facesse la registrazione, che è perfettamente fedele. Sì, altrimenti facciamo confermo quello dell'interrogatorio, perché non ha fatto altro che confermare l'interrogatorio. Se lo vuole verbalizzato, glielo verbalizzo. Vabbè, verbalizziamo. Sì. No, verbalizza la conferma dell'interrogatorio. Lei conferma in sostanza quello che lei ha detto, si tratta del... Lei ha detto che ricorda tutto quello che ha detto. Sì. Conferma l'interrogatorio, il lungo interrogatorio che... Sì. In ogni sua parte. In ogni sua parte. Comunque mettiamo allora che conferma in ogni sua parte. Per il resto c'è la registrazione, che è molto più fedele di quello che... Sospendiamo 10 minuti per...